Buongiorno, Buongiorno ciao Claudio. Luci. Ciao Claudio Luci. Manenti. Certo. Allora, intanto grazie di essere venuto. Grazie e a stamattina te. C'è stato anche delirio, quindi hai aspettato tanto. Non c'è problema. Ti ringrazio tantissimo. Ok. Allora, parliamo di questo libro, bellissimo, cioè Osservandomi, Osservando Milano. Osservando Milano e osservando me dentro, è una visione anche di me stesso, sì? Trasportata nelle foto di Milano. Sì, sì. Perché tu sei specializzato in diciamo urbanistica, architettura. In questi anni sto facendo molto questo, sì. Il progetto è nato di Milano, è nato con l'8 mm e in fondo c'è una parte con l'8 mm. Certo. Ma negli ultimi 2 anni e mezzo, 3 sto facendo l'osservazione urbana. Osservazione urbana soprattutto delle periferie, diciamo dalla circolazione in fuori. Come mai? Perché delle fotografie di Gaio Renti sono stufo di vederne, allora sono andato alla ricerca di luoghi che molti non conoscono e alla ricerca della bellezza di questi luoghi delle periferie. Sì. Un po' alla Giuliano Lucas che, che ci invita a guardare fuori dal centro. Certo. Cioè, questo libro, questa è una mostra che farai. La mostra è attualmente aperta già. Attualmente già aperta. Si è inaugurata il 29 novembre. Sì, presso Spazio Tadini. Spazio Tadini. Curata da Francesco. Sì. Con lui abbiamo fatto la selezione di queste 60 foto che sono in mostra, quasi divise tra i due progetti, 50-50 tra l'osservazione urbana e l'8 mm. Sì. E in questo libro, che è in tiratura limitata, ho raccolto tutte le foto della mostra. Cioè, questo non è un libro, cioè... Queste sono le stampe rilegate, no? Se uno vuole può staccarsi e, e ha le singole foto che poi trova nella mostra. Sì. È stampata su carta fotografica da 270 grammi, quindi... Oh cavolo, cioè, quindi c'è proprio pura qualità della stampa fotografica. Sì. Uno può scegliere, se ne toglie una, se ne mette in cornice e ha un pezzo della mia mostra. Sì. In mostra ci sono scene di vita quotidiana, tipo questo meccanico, oppure qui siamo nel quartiere Adriano, all'estrema periferia, e ci sono ancora queste case del vecchio lazzaretto della zona. Sì. C'è qualche foto che così tanto ci tieni, nel senso... raccontaci qualche aneddoto... di queste fotografie o della questa è qui dove, siamo questa è nella classica via Forze Armate. A Forze Armate, sì, in effetti. Questa è una scena classica. Ero molto contrariato dalla presenza di questo maggiolino in prima vista. Poi invece è stata la caratterizzazione libero di queste immagini. Divieto di sosta, Ma mi sa che c'era il signore che era dentro al bar a versi un caffè lungo, che è stato tanto tempo dentro, e quindi questo mangiolino, che è dei nostri tempi, va in contrapposizione con i due stili che abbiamo dietro, delle case Questo è anni popolari. 70, giusto? Sì, anni 70 e questo anni 60. In effetti Forze Armate, quella parte lì, questa scena vediamo ancora tuttora. Fatta proprio il quartiere, cioè, interessantissimo. Sì, ma ci sono tanti luoghi molto particolari. Qui esempio siamo a San Siro, una scena che non si vede più perché i nostri figli non giocano più per strada con il pallone. Certo. Mentre qui c'erano un gruppo di ragazzi che si divertivano in questo San giardino. Siro, cioè quella è una zona anche anche stranieri. Sì, qui... È interessante perché io abito abbastanza quella parte lì, no? I giardinetti la sera, in estate la sera, sono pieni, ma pieni di... ragazzini stranieri, perché nei paesi arabi
c'è ancora quella cultura di stare fuori sì. insieme e a far giocare i bambini con i sì. genitori che osservano. È molto bello questo ancora. E, cioè, perché io mi ritrovo anche della mia infanzia, no? Sì. Del loro anche ancora costume. Io giocavo in cortile. Certo, io giocavo in cortile. Certo, no? E quindi sì, cioè, sì. questi tanti stranieri che ci sono, cioè, a me cioè, fa anche molto piacere, ma molto. Scorriamo ancora un paio di sì. foto. A questo cos'è? Cascina merlata, come, ah. come nella copertina, cascina sì. merlata, qui abbiamo un ex passaggio dell'Expo, questo qui, sì. questo tunnel era quello dell'Expo e qui c'era un mega parcheggio. Certo. E quindi c'è rimasto questo e questa l'hanno cioè proprio tagliato, segato. Sì, qui è proprio l'incompiuto, sì. è questo tunnel che sembra collegarsi ma non riesce, dà la sensazione che manchi qualcosa. Ma qualcosa. Perché? Cioè, hanno speso così tanti soldi, ma non potevano anche sfruttare. Queste sono. Cioè, perché Expo, no? Cioè, Expo è stata una. Perché una anche Expo per della Londra, Parigi o della Siviglia, o eccetera, dopo 50 anni, dopo 100 anni, cioè, no, se la godono. Certo. Qui. E qua, cioè, cosa hanno speso a fare? Vabbè, fa niente, non parliamo di politica perché no. cioè, diventiamo anche cattivi. Poi abbiamo invece queste, questa cosa AMA. Cioè, Ama. Qui siamo in zona Piazzale Cuoco, sono le case popolari che sì. portano verso l'orto mercato sì. Okay. E nell'ultimo anno dei writer dell'Ortica, dovrebbero essere un gruppo dell'Ortica che ha abbellito queste case, queste parti delle case certo. con ma questa scritta Ama. Ma questa tua ricerca della... diciamo fotografia interessante, cioè come fai? Cioè tu vai in giro con il motorino, cioè tutto il quartiere, cioè non lo so, cioè come hai fatto? È uno stimolo per conoscere anche quartieri nuovi che non ho mai visto. Qui siamo più o meno in zona dove abito, io abito in Corso Lodi, quindi sì, okay. qui lo conosco. Però Cascina Merlata, ad esempio, esatto. non ero mai stato. Cioè, non so, il Baggio tu non conosci. Sono stato una volta per fare delle foto certo. per il mio progetto, quindi sfrutto questo progetto sì. per uscire e per conoscere zone che non ho mai visto. Come andare? Con il motorino? Spesso col motorino, sì, perché è più semplice muoversi, certo. più rapido. Certo. Poi con gli amici fotografi facciamo uscite, sono socio del ciclo fotografico milanese, quindi certo. con Sulle Orme di Ernesto Fantozzi, che è grande mentore, certo, certo. e vado alla ricerca di nel bello di questi luoghi non usuali, certo. luoghi che ti possono dire che una Milano cambia, abbiamo il vecchio scalo dove passano pochissimi treni, sì. ma c'è esempio la nuova Torre Prada e qui sorgerà un grattacielo nuovo, quindi certo. è una Milano che cambia in continuazione. Certo. Questa scoperta, voler scoprire luoghi non conosciuti e belli e monitorare la città che negli anni cambia. Certo, ma scusa, cioè, tu quanti anni hai adesso? 53. 53 anni, cioè da quanti anni che stai dilettando, cioè stai divertendo di fotografia? La prima Pentax ME Super è del regalo per i 18 anni, okay. quindi siamo indietro. Quindi vuol dire 18 anni tu eri già appassionato di fotografia, cioè perché sì. desideravi questa macchina fotografica? Io, questa macchina c'è un aneddoto, sì. Il premio per fine della scuola poteva essere o il viaggio con i compagni di classe sì. o la macchina fotografica. E dato che tu non avevi fidanzata esatto. alla quale in classe cioè, hai scelto macchina fotografica. Pentax ME Super con due ottiche. E due ottiche addirittura? Sì, due ottiche perché avevo... in quegli anni la passione mia era per i concerti, facevo sì. foto musicali. Ok. Che rivendevo nei negozi del centro per le ragazzine. Cioè un altro paparazzo. Un altro paparazzo.
Poi dopo è passata questa moda, ho venduto tutto, ci sono stati anni di dove la fotografia è Silenzio. rimasta lì, ma è Ah, rimasta sempre sotto. certo. Poi ho ricominciato con Nikon D80 e via via, Ok, e fino ad quindi. arrivare Ok, negli quindi hai ultimi. ricominciato con la Ho digitale. ricominciato con la Sì. digitale. Oggi che macchina stai usando? Oggi sono. L'ammiraglia è una M9, Grande, sì, certo. che mi sono guadagnato con un premio di MM Comune di Milano per Sì? l'abbellimento delle cesate della metro. Sì? 2 anni fa hanno fatto questo progetto Sì? e con il budget che c'era sono riuscito ad acquistarmi questa Fantastico, M9 certo. usata con un paio di Certo, ottiche in questi anni. certo, Però certo. molti di questi scatti sono fatti prima con le Fuji. Ho Certo. anche una X-T1 e una X-T10 che Certo. uso in condizioni un po' più agevoli che magari con la Leica non Certo, sono comodo. certo, certo. Bene, senti, allora, questa mostra sarà aperta fino a Fino al 18 gennaio 18 invito gennaio. tutti a Sì, Spazio visitarla. Spazio Tadini. Cittadini, ci Sì. sono altri miei amici fotografi che espongono e Chi sono? c'è un gruppo di 5 fotografi Sì. e c'è anche Giovanni Paolini Ah, ok, che è un amico fantastico. di Melegnano. In Sì. tutto, se venite, ci sono 200 foto da vedere. Da vedere. Quindi Spazio Tadini comunque sta facendo veramente un grandissimo lavoro, devo dire. stiamo lavorando tanto, sì, Sì. siamo molto attivi e ci Sì. sono tante iniziative. Sì. Per dire, il mese scorso abbiamo esposto al Photo di Parigi con una galleria Sì. e con un amico siamo andati a prendere questa atmosfera Certo. di Parigi per un paio di giorni Sì. è stata un'iniezione Certo, di di adrenalina e di adrenalina, gioia sì, anche, no? sì. Sì, certo. Bene. Oh, ti ringrazio Grazie Luci, tantissimo questo del tuo racconto. adesso te lo autografo, te lo Sì, firmo, te lo dedico. possiamo lasciare Questo a libera consultazione è per i nostri assolutamente, amici. è per voi, questo qua. Dai, allora facciamo così. Ci fai un autografo. Eccolo qua. Ok, da questo momento ho questo libro e a vostra disposizione, venite a vedere, venite a sfogliare, e perché Venite a vederla a Milano. esatto, e poi andate a vedere la mostra a Spazio Tadini. Grazie, Grazie Ryuichi, alla grazie, prossima, alla grazie. prossima.